Ultima a domicilio per il Perticara che fa la rincorsa play-out sul Poggio Berni. Gli uomini di Comandini ospitano un rimaneggiato Mondaino presentatosi in Alta Valmarecchia con 13 uomini con il secondo portiere trasformatosi in giocatore di movimento. La gara viene affidata a Marco Stanziani della sezione di Bologna che promuoviamo per la direzione arbitrale. Il Perticara gioca la migliore gara intera della stagione sul piano dell'intensità e delle occasioni create, schiacciando il Mondaino che si mostra cinico, spietato e con un gol in più. La gara saranno ben 17 l'azione di nota. Si inizia già al quarto con Di Filippo che chiama la comoda da presa a Tullio, ospiti che replicano con Enrichiello, Balducci si salva distinto per poi bloccare successivamente la sfera. Di Filippo tra i più attivi non inquadra questa volta lo specchio della porta, risulterà più preciso al tredicesimo impegnando Tullio dalla solita mattonella. Il Mondaino reagisce con il numero 10 De Muru, Balducci respinge. Dall'altra parte una carambola fortunosa finisce per favorire la conclusione di Filippo con Tullio chiamato a uno strepitoso intervento. L'estremo ospite si ripete quando Laurentini lanciato a rete scaraventa la sfera addosso a quest'ultimo. Poco dopo Guerini di testa appoggia comodamente il pallone tra i guantoni di Tullio. A fine primo tempo si rivede Mondaino con una gran conclusione di Girometti terminata sul fondo. Squadra all'intervallo sullo 0-0. Nella ripresa il copione non cambia, Di Filippo impegna Tullio già al sesto minuto. Il Mondaino getta in campo Francesco Bobogori e si vede colpo di testa terminato alto, in questo caso i Pazzaglini che anticipa proprio il neo entrato, ma l'attaccante in forma cinghialotto, lo diciamo ovviamente in amicizia e con affetto, non sbaglia dimostrandosi un artista del pallone, ma il gol nasce attorno a te quando Sani appoggia per Enrichiello, il numero 7 lavora questo pallone pennellando al centro in traversone per la corrente Gori. 0-1 e gol partita con tanto di dedica. Il Perticara a questo punto spreca l'impossibile. Da questo traversone di Rossi Lorenzo Sartini fa tutto bene tranne la cosa più facile. Il neo entrato si ripete due minuti più tardi, Tullio respinge di piede e Pazzaglini sventi il pericolo spedendo i palloni in calcio d'angolo. Il Mondaino mette il naso dall'altra parte solo al 35esimo, questo tocco morbido di Gori. Perticara che recrimina un penalty un minuto più tardi quando Morciano appena entrato in campo vede franarsi addosso Morris Mancini, l'arbitro fa segno di proseguire. Al 90esimo Tani capisce che la domenica è maledetta quando Tullio ci mette nuovamente i guantoni e quando al 91esimo su questo tiro cross di Brighi la palla attraversa tutta l'area di rigore senza trovare deviazioni vincenti si completa la domenica di digiuno in fatto di gol. Mondaino che festeggia la vittoria e Perticara che esce con tanto rammarico.